arrestato a Cani Cattile il presunto autore del tentato omicidio contro Vincenzo Curto. Il movente sarebbe passionale. L'intervento del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Quando alla sera di giovedì 22 giugno scorso a Cani Cattine, la campagna di Contrada Montagna, a ridosso del quartiere popolare Borgalino, Vincenzo Curto, 31 anni, è stato vittima di un tentato omicidio, abbiamo sollevato due interrogativi. Il primo, Curto non si è accorto di nulla. Il secondo, movente passionale. Ebbene, adesso la risposta ai due quesiti è sì. Perché Vincenzo Curto non si sarebbe trincerato dietro la cortina del silenzio e avrebbe anche rivelato il perché sarebbe stato teso l'agguato che gli ha provocato ferite da colpi d'arma da fuoco all'addome, sotto il costato e alla coscia destra. E i poliziotti della squadra mobile di Agrigento, capitanati da Giovanni Minardi, i colleghi del commissariato di Cani Cattì e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cani Cattì, hanno arrestato Gianluca Scaccia, 33 anni, di Cani Cattì. Il provvedimento cautelare è stato firmato dal sostituto procuratore di Agrigento, Carlo Cinque, titolare dell'inchiesta. Scaccia non avrebbe sparato con una scaccia a cani, ma con una pistola calibro 7,65, di cui al momento non vi è traccia, e avrebbe premuto il grilletto tre volte. Le tre ogive sono state recuperate. Gli investigatori avrebbero raccolto e riscontrato i gravi indizi di colpevolezza necessari per giustificare la misura di custodia. E determinanti e orientanti sarebbero state le dichiarazioni rese dall'afferito Vincenzo Curto, ricoverato in ospedale alla Barone Lombardo della città dell'Uva Italia. Gianluca Scaccia, che risponderà ai magistrati di tentato omicidio, porto aggravato e detenzione illegale di pistola, avrebbe assaltato Curto a pistolettate perché è animato e infuocato da contrasti sentimentali. Si sarebbe consumata la classica, rituale e purtroppo ricorrente storia d'amore e di coltelli, di cui è ricca la letteratura cinematografica e che nel copione canicattinese avrebbe subito la variante del piombo al posto della lama. E l'epilogo fortunosamente non è stato mortale. E il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ringrazia il pubblico ministero, Carlo Cinque, i carabinieri, il commissariato di Cani Cattì e la squadra mobile di Agrigento per l'impegno e la tempestività delle indagini condotte. E commenta: nonostante un clima di omertà ancora fortemente presente in provincia, le forze dell'ordine e la magistratura, con azione sinergica, riescono ad assicurare l'ordine pubblico e la legalità, anche in contesti difficili come quelli di questo territorio. Solo attraverso una risposta tempestiva ed efficace dello Stato in tutte le sue articolazioni, con il consenso e la convinta collaborazione dei cittadini, può essere affermata la legalità, base fondamentale per il convivere civile e per l'esplicazione dei diritti e delle libertà degli individui. In conferenza stampa non solo dei reati tributari, ma di tutti i reati.